A tutti. Nell'attesa dell'arrivo dei nostri portavoce di Alessandro, noi come Meetup di Nardò ci teniamo a leggervi dei passi del libro di Zagrebeschi che parla appunto di questa riforma costituzionale, di questo obbrobrio. Lo farò io insieme ai ragazzi del Meetup Movimento 5 Stelle di Nardò. Nella campagna per il referendum costituzionale, i fautori del sì useranno alcuni slogan. Noi, i fautori del no, risponderemo con argomenti. Loro diranno, ma noi diciamo. Diranno, gli italiani aspettano queste riforme da 20 anni, o 30, o anche 70, a seconda dell'estro. Noi diciamo che da quando è stata approvata la Costituzione, democrazia e lavoro, c'è chi non ha mai accettato questa, e non avendola accettata ha cercato in ogni modo, lecito o illecito, di cambiarla, per imporre una qualche forma di regime autoritario. Chi ha un poco di memoria ricorda i nomi di Randolfo Pacciardi, Edgardo Sogno, Luigi Cavallo, Giovanni Di Lorenzo, Junio Valerio Borghese o Licio Gelli per i più giovani. Per non parlare di quella corrente antidemocratica nascosta che di tanto in tanto fa sentire la sua presenza nella politica italiana. A costoro vanno affiancati, senza confonderli, coloro che negli anni hanno cercato di modificare la Costituzione, spostandone il baricentro a favore del governo o del leader. Commissioni bicamerali varie, saggi di Lorenzago, saggi del presidente, eccetera. È vero, tanti e da tanti anni aspettano e pensano che questa sia finalmente la volta buona. Ma questi non sono certo gli italiani, i quali del resto nella maggioranza che si è espressa nel referendum di 10 anni fa hanno respinto un analogo tentativo, il tentativo che più di tutti gli altri sembrava vicino al raggiungimento dello scopo. A coloro che vogliono parlare per gli italiani, diciamo, parlate per voi,
diranno: ce lo chiede l'Europa. E noi diciamo e chiediamo a nostra volta: che cos'è l'Europa? Basta con le astrazioni, diteci che cosa rappresenta l'Europa di oggi, se non principalmente il tentativo di garantire gli equilibri economico-finanziari del continente per venire incontro alla fiducia degli investitori e proteggerli dalle scosse provenienti dal mercato mondiale. A questo fine l'Europa ha bisogno di istituzioni statali che seguano con disciplina i diktat che essa emana, come quello indirizzato il 5 agosto 2011 al caro primo ministro, contenente un vero e proprio programma di governo ultraliberista in materia economico-sociale, associato all'invito di darsi istituzioni decidenti per eseguirlo in conformità. Dite, ce lo chiede l'Europa, e tacete della famosa lettera Draghi-Trichet, parallela ad analoghi documenti provenienti da analisti di banche d'affari internazionali, che chiede riforme istituzionali limitative degli spazi di partecipazione democratica, esecutivi forti e parlamenti deboli, in perfetta consonanza che ciò significano le riforme in corso nel nostro paese. Noi diciamo invece che dovrebbe essere questa l'ora di una risposta democratica per liberarci dalle costrizioni della finanza e dalle speculazioni finanziarie che impone riforme come le vostre. Riforme che pesano sui più deboli per garantire gli interessi dei più forti. L'ora per riprendere seriamente e con largo coinvolgimento democratico il discorso sull'Unione Europea come federazione di popoli. A chi dice ce lo chiede l'Europa, poniamo a nostra volta la domanda: qual è l'Europa alla quale voi volete dare risposta? Diranno: le riforme servono alla governabilità. Noi diciamo che la parola che usate è ambigua. Tutte le parole inabile, ibile, eccetera, hanno un significato passivo. Governabile è chi si lascia docilmente governare. E chiediamo: chi si deve lasciar governare da chi? Noi pensiamo che occorra governo, non governabilità, e che governo, in democrazia, presupponga idee e progetti politici capaci di suscitare consenso, partecipazione e sostegno. In assenza, la democrazia degenera il linguaggio demagogico, rassicurazioni vuote, l'altra faccia della rassegnazione e della bulimia. Materia passiva, irresponsabile e facile alla manipolazione. Questa è la governabilità. A chi dice governabilità, noi rispondiamo partecipazione e governo democratico. Diranno: ma la riforma è pur stata approvata dal Parlamento, l'organo della democrazia. Ma noi diciamo: quale Parlamento? Il Parlamento è legittimo, eletto con una legge elettorale obbrobriosa, dichiarata incostituzionale per l'appunto, perché è antidemocratica. Deputati e senatori nominati e non eletti. Premio di maggioranza abnorme che ha scollato gli eletti dagli elettori. La Corte Costituzionale ha bollato quell'elezione come una specie di golpe elettorale, per avere rotto il rapporto di rappresentanza. È vero che la Corte aggiunse che per l'esigenza di continuità costituzionale le Camere così elette non sarebbero decadute immediatamente, ma è chiaro a tutti coloro che hanno ancora un'idea, seppur minima, di democrazia, che da quella sentenza si sarebbe dovuto procedere tempestivamente per mezzo di una nuova legge elettorale conforme alla Costituzione, a nuove elezioni per ristabilire il rapporto di rappresentanza. Come minimo ci si sarebbe aspettati un poco d'umiltà politica da parte di chi sa di essere seduto abusivamente in un posto che non gli spetta, in attesa dell'arrivo di chi ne avrebbe il diritto. Invece addirittura della riforma costituzionale si sono sentiti investiti nuovi costituenti. È vero che scandalosamente anche da parte delle più alte autorità della Repubblica, dell'informazione e di non poca dottrina costituzionalistica, si fa finta che non esista una questione di legittimità che getta un'ombra su tutta questa vicenda. Tanto più in quanto, se non vi fosse stato l'incostituzionale premio di maggioranza, sarebbero mancati i numeri necessari per portarla a compimento. Onde si può dire che la riforma è frutto di un furto di democrazia.
si inorgoglieranno chiamandosi governo costituente. Noi diciamo che governo costituente in democrazia è espressione ambigua. Sono i governi dei caudillos, dei colonnelli sudamericani, quelli che, preso il potere, si danno la propria costituzione. Costituzione non come patto sociale e garanzia di convivenza, ma come strumento, armatura del proprio potere. Il popolo e la sua rappresentanza in democrazia possono essere costituenti. I governi, poiché sono espressione non di tutta la politica, ma solo di una parte, devono stare sotto la Costituzione e non sopra, dove credono invece di stare i nostri riformatori, che si fanno forti dello slogan «Abbiamo i numeri», come se avere i numeri, comunque racimolati, equivalga a sentirsi autorizzati a far quel che si vuole. Ridurre la democrazia a una questione di numeri è l'espressione della santa ignoranza di chi si è accaparrato la gestione di queste cose. Diranno, anche ad ammettere che la riforma abbia avuto una genesi non democratica e un iter parlamentare telecomandato nei tempi e nei contenuti, alla fine la democrazia trionferà nel referendum confermativo. Noi diciamo che la riforma, quando anche sottoposta al giudizio degli elettori, porta il segno della sua origine tecnocratica unilaterale e che il referendum richiesto dallo stesso governo che l'ha voluta si trasformerà in un plebiscito. Non si tratterà di un giudizio su una Costituzione destinata a valere negli anni, ma di un voto su un governo temporaneamente in carica. Così si mescoleranno argomenti impropri. Il giudizio circa le regole fondamentali della convivenza non sarà distinguibile da una presa di posizione politica, ancora una volta confondendo Costituzione e beghe di ogni giorno. Vedremo una campagna referendaria in cui il governo avrà una presenza battente, come se si trattasse di una qualunque campagna elettorale a favore di una parte politica, e farà valere il plusvalore che assiste sempre coloro che dispongono del potere, complice anche un'informazione ormai quasi completamente allineata. Diranno, la Costituzione nel suo aspetto materiale non è più da tempo in accordo con la Costituzione nel suo aspetto formale, ed è quindi giunto il momento di ratificare le trasformazioni e di razionalizzarle in un nuovo disegno istituzionale. Aggiungeranno che ciò servirà per correre più in fretta. Noi diciamo che proprio questo è il punto. Noi consideriamo le trasformazioni che si sono verificate di fatto: abuso di poteri dell'esecutivo, Parlamento prono, occupazione diffusa del potere, disprezzo per le articolazioni della società, compressione dei diritti dei lavoratori e valorizzazione delle pretese delle lobby economiche e finanziarie, omologazione dell'informazione, violazione ed elusione delle procedure democratiche, eccetera. E continuiamo a denunciarle come abusi. Non vogliamo la costituzionalizzazione degli abusi per correre in fretta. Non vogliamo una riforma che ci appare come l'armatura di un governo oligarchico, meno interessato alle sue responsabilità nei confronti dei cittadini e più legato agli interessi che lo hanno promosso e lo sostengono dietro le quinte. Noi vogliamo un governo che ascolti i cittadini e le loro organizzazioni, non sprezzante e intollerante nei confronti delle opinioni dissenzienti. Vogliamo che a coloro che non sono d'accordo resti il diritto di protestare in nome della Costituzione e che la Costituzione non diventi lo strumento di chi è d'accordo per far tacere chi non lo è. Se riusciamo a scorgere la sostanza dietro la forma, vediamo che il contrasto sulla riforma costituzionale ha come posta in gioco la difesa o l'offesa di una certa idea della vita politica e sociale, aperta alla competizione tra idee, aspirazioni e interessi, e ha poco a che vedere con la banale e pericolosa concezione della democrazia che si esprime nella formula «ho i voti, dunque posso». Non basta dire riforme e ripetere la parola milioni di volte. Ci sono e come riforme utili per migliorare il funzionamento della Costituzione. E la libertà e la giustizia, per esempio. Ne ha formulata una, precisamente sul Senato, neanche presa in considerazione dai riformatori. Ma queste riforme sono state preferite quelle utili per deformarla. Loro diranno. Diranno tante cose, tante altre non le diranno e le diremo noi. Nella confusione una cosa è chiara, l'accentramento a favore dello Stato e a danno delle regioni.
e nello Stato a favore dell'esecutivo a danno dei cittadini e della loro rappresentanza parlamentare. Orbene, della Costituzione noi abbiamo un'idea diversa, un patto solenne che unisce un popolo sovrano che così sceglie come stare insieme in società. Unisce, questa riforma non unisce, ma divide. Non è una Costituzione, ma una scostituzione. Popolo sovrano, dov'è oggi svanita la sovranità? Quella sovranità che l'articolo 1 della Costituzione pone nel popolo italiano e che l'articolo 11 autorizza sì a limitare, ma precisandone le condizioni e vietando che sia dismessa e trasferita presso poteri opachi e irresponsabili. È superfluo ripetere quello che da tutte le parti si riconosce. Per molte ragioni il popolo sovrano è stato spodestato. Se manca la sovranità, cioè la libertà di decidere da noi della nostra libertà, quella che chiamiamo Costituzione non è più tale. Sarà al più uno strumento di governo di cui chi ha il potere si serve finché è utile e che si mette da parte quando non serve più. Le prassi sono lì a dimostrare che proprio questo è stato l'atteggiamento sfacciatamente strumentale degli ultimi anni. La Costituzione non è stata sopra, ma sotto la politica, e perciò è stata forzata e disattesa innumerevoli volte, nel silenzio compiacente di politica, stampa e scienza costituzionale. Ora la riforma non è altro che la codificazione di questa perdita di sovranità. Apparentemente la vicenda che stiamo vivendo è una nostra vicenda. In realtà chi la conduce lo fa in nome nostro, ma in vero per conto d'altri, che già hanno fatto il bello e il cattivo tempo nei paesi economicamente e politicamente, socialmente molto più deboli, e si apprestano a continuare. Per questo chiedono governi che non debbano dipendere dai parlamenti e, ove sia il caso, dispongono di strumenti per mettere i parlamenti, rappresentativi dei cittadini, nelle condizioni di non nuocere. Proviamo a seguire questa concatenazione. La Costituzione è espressione della sovranità. Se manca la sovranità, non c'è Costituzione. La Costituzione è il diritto costituzionale. Con la sedicente riforma costituzionale si avviano a mantenere il nome, ma a perdere la cosa. L'impegno per il no al referendum ha, nel profondo, questo significato: opporsi alla perdita della nostra sovranità e difendere la nostra libertà. Ringraziamo per l'attenzione. Ora tocca ai nostri portavoce e al nostro portavoce, il portavoce eletto nel nostro meetup di Nardò, consigliere regionale Cristian Casili. Buonasera. Buonasera a tutti. Aspettando Alessandro, che dovrebbe arrivare tra pochi minuti, siamo qui in un periodo storico molto importante, perché queste riforme interesseranno non soltanto il nostro presente, ma anche il futuro dei nostri figli. E allora, in un momento così importante, critico per la nazione, non avremmo voluto sentir parlare dei consiglieri regionali che andranno ad occupare un senato fatto da nominati. Non avremmo voluto sentir parlare del 70% dei deputati che saranno presi dai capilista e quindi nominati da un presidente del consiglio che vuole accentrare potere, perché questo si sta facendo in questa nazione. Avremmo voluto parlare in questo periodo dei diritti al lavoro, avremmo voluto parlare del rafforzamento della scuola pubblica, del paesaggio sancito dall'articolo 9 della Costituzione. Avremmo voluto parlare della tutela delle nostre falde, del suolo, degli stessi idrogeomorfologici che ci stanno in questa nazione, della privatizzazione del suolo, del consumo di suolo. E invece siamo costretti a sentire le bugie di questo Presidente del Consiglio che spaccia come risparmio questi 40 milioni di euro al Senato, che oggi costa 540 milioni di euro e che domani costerà comunque 500 milioni di euro. E allora noi, senza legge e senza riforme, noi del Movimento 5 Stelle
abbiamo già messo da parte dei nostri stipendi 17 milioni di euro, perché non c'è bisogno di leggi, non c'è bisogno di norme. Ci hanno detto i cittadini quello che dovevamo fare, ce l'hanno detto loro, il popolo sovrano, quello che vuole essere spolpato dalla dittatura della finanza internazionale. Mi riferisco alla JP Morgan, mi riferisco alle società di rating come Moody's, mi riferisco alla banca centrale che vuole mettere le mani sulla nostra Costituzione e creare un Presidente del Consiglio che è soltanto un prestanome, insieme a Napolitano, alla Boschi, a Verdini, che ha dato la stampella al nostro governo. E allora siamo stanchi di sentire queste bugie, di sentire queste nefandezze. Lo dimostrate voi, lo stanno dimostrando le piazze che si stanno riempiendo con questo tour ideato da Alessandro, da tanti attivisti che ci hanno dato la mano, da tanti cittadini. I cittadini vogliono riacquisire il loro diritto, il loro potere di dire chi deve sedere lì nel Parlamento. E allora diciamocelo, è importante, le riforme che non si sa quando saranno, se si voterà a ottobre, se si voterà a novembre. Intanto lui prima diceva che si sarebbe dimesso qualora avesse perso queste riforme, invece adesso ha cambiato strategia, ha cambiato modo, tenteranno di mettere le mani anche sull'Italicum, perché sono in difficoltà. In realtà anche nelle ultime politiche la prima forza politica del paese, e voi lo sapete, è stato il Movimento 5 Stelle e le minoranze, quelle che erano minoranze con i premi ipermaggioritari, sono diventate maggioranza. In questa legislatura oltre 240 parlamentari della Repubblica hanno cambiato casacca e partito. Non è possibile assistere a questi scempi, a questi colpi di mano di questa bellissima Repubblica. Allora dobbiamo crederci, dobbiamo credere al nostro territorio, alle nostre risorse, alla nostra enogastronomia, alle nostre produzioni agroalimentari. L'Italia è la prima regione europea in agrobiodiversità, siamo i primi al mondo a produrre beni alimentari di primo livello. L'abbiamo visto nelle Puglie, in questa stagione turistica, che è stata presa d'assalto, con l'accezione positiva da parte di tanti turisti. Eppure questa regione ha bisogno di una sistemazione degli impianti di depurazione, perché scarichiamo a mare ancora in tabella 1, cioè la merda tal quale. Vengono qui e ci colonizzano, perché questi personaggi hanno dato il via allo sblocca Italia, hanno dato il via a queste grandi opere pubbliche. Invece noi crediamo in opere pubbliche che siano fatte rispettando la fisionomia dei territori e non andando a speculare sui territori. Noi non abbiamo l'anello al naso, siamo stanchi di questa colonizzazione della Puglia e delle altre regioni, di un'Italia, della nazione più peninsulare d'Europa. E allora difendere questi nostri diritti, in mano abbiamo una grande arma, un'arma molto potente, che è la Costituzione, che deve essere modificata, sì. Anche noi crediamo in una modifica morbida della nostra Costituzione. Pensate, negli ultimi 60 anni sono stati cambiati soltanto 43 articoli, e questi lestofanti in una sola legislatura di abusivi, di Volta Gabbana, ne vogliono cambiare 47. E allora cerchiamo veramente di credere in quei colori, in quel verde, in quel bianco, in quel rosso, nei colori di un popolo che ha dimostrato per sua natura di essere resistente, di resistere nei confronti di questi colonizzatori che vogliono mettere le mani su questa nazione e creare soltanto un governo di prestanomi, un esecutivo che avrà grandi poteri, e quei poteri detteranno le regole del gioco. Loro potranno cambiare nei prossimi anni, se dovesse vincere il sì, ma non vincerà il sì. Potranno cambiare la nostra Costituzione a loro uso e consumo. E allora iniziamo a parlare di reddito di cittadinanza, iniziamo a parlare di trasporti pubblici, iniziamo a parlare di sanità, di una sanità che deve restare pubblica, dell'acqua pubblica, iniziamo a parlare di ciò, degli importanti temi per cui il nostro popolo sta resistendo.
e questa è una regione purtroppo che è afflitta da problemi importanti, come la Xylella, come il TAP, grandi opere pubbliche che vogliono desertificare questo territorio. E badate bene, la Costituzione è l'unico elemento, perché quell'articolo 9 della Costituzione che tutela il paesaggio, lì dentro i padri costituenti hanno messo tutto ciò che ci serve per difendere i nostri diritti e quelli dei nostri figli. Io concludo qui, perché in questo modo lascio la parola anche a qualche altro portavoce, perché ci sono tanti portavoce che sono venuti qui oggi a trovarci, a trovare voi, senza scorte. Erano giù con voi a parlare, non abbiamo paura di confrontarci con voi. Lascio la parola a uno di loro e io veramente vi ringrazio in questa giornata, che è una giornata purtroppo drammatica per la nazione, perché siamo qui a piangere un ulteriore sfregio che è dovuto per una calamità naturale, ma anche qui dobbiamo interrogarci di quello che si deve fare sulle aree colpite da problemi sismici, visto che le funzioni e le materie più importanti di questa nazione, lo vediamo noi in regione, stanno per essere portate via dalle decisioni e dalla politica, per essere accentrate, ripeto, in coloro che vogliono ancora fare i palazzi in aria, consumare suolo e devastare la nostra nazione. Grazie, grazie tanto. Eccolo, eccolo, è arrivato. Parlerà tra qualche minuto. Io aggiungo poche parole a quello che ha detto Christian poc'anzi. Qualcuno ci ritiene delle pecore. Pensa che qui noi siamo in un recinto e che d'estate gli italiani hanno soltanto voglia di svagarsi, di dimenticare i problemi. Io invece vedo qui non dei sudditi, vedo dei cittadini italiani che vogliono partecipare. Questa è la nostra più grande scommessa. Il referendum è la più grande scommessa e noi quella scommessa la vogliamo vincere, perché in questi 3 anni, nonostante accanto avessimo dei criminali e ogni giorno votiamo per il loro arresto, abbiamo delle persone che sono corrotte, abbiamo delle persone che sono in conflitto di interessi. Ecco, nonostante questo, in 3 anni abbiamo capito che quella Costituzione loro non l'hanno mai letta e ogni giorno si inventano il modo per calpestarla. Allora, sulle riforme costituzionali ci hanno raccontato, come sempre, delle fesserie. Noi, come ha detto Cristian, vorremmo discutere di leggi serie anticorruzione, di come far ripartire l'economia, di come aiutare i piccoli imprenditori. E loro invece cosa fanno? Pensateci, quante forze politiche, alle scorse politiche, appunto, alle scorse elezioni, si sono presentati in campagna elettorale chiedendo di modificare la Costituzione? Una sola forza politica, noi. Perché la Costituzione, i nostri padri costituenti, avevano previsto che si potesse modificare, ma nei modi e nei tempi previsti, facendo l'interesse del popolo. E allora ci dicono che questa riforma serve per accelerare i processi legislativi. Falso. La riforma Fornero è stata approvata in qualche settimana, la legge Boccadutri, con cui si sono ripartiti anche quest'anno i rimborsi elettorali, il cosiddetto finanziamento pubblico ai partiti, è stata approvata in poche settimane. Allora non è quello che ci danno a intendere a reti unificate. Renzi, La Boschi, Verdini sono dei criminali perché mentono in maniera seriale. E allora io so che qui ci sono tanti turisti, tante persone che vengono a visitare il nostro territorio, la nostra regione, però vorrei dire sia ai turisti sia alle persone che sono qui in Puglia che noi quest'anno sul trasporto pubblico locale abbiamo perso 24 milioni, 24 milioni per l'inefficienza del Partito Democratico che governa questa regione. Qualcuno ha detto che noi abbiamo restituito 17 milioni.
non soltanto non abbiamo incassato questi 17 milioni perché li abbiamo devoluti ai legittimi proprietari che sono i cittadini italiani che ce li prestano per fare bene il nostro lavoro, ma sono molti di più e non parlo dei 42 milioni di finanziamento pubblico, parlo dei gettoni di presenza che i nostri consiglieri, anche quelli comunali, si tolgono per darli alle scuole, per darli a chi ha bisogno. E allora non abbiamo bisogno di una finta riforma elettorale perché ci sono troppi rappresentanti, perché l'unica cosa che stanno togliendo è la scheda elettorale. Gli stanno togliendo diritti, perché i diritti esistono soltanto nel momento in cui siamo capaci di difenderli. Ci hanno tolto il diritto alle province con la falsa illusione che avrebbero abolito le province, e invece i presidenti di province, gli assessori ci sono, o sbaglio? Soltanto che non li eleggiamo più, non c'è più trasparenza, e la stessa cosa la vogliono fare con il Senato. E allora bisogna soltanto aprire gli occhi e provare a cambiare tutti quanti insieme. Questo è il nostro grande, la nostra grande sfida. Io voglio fare un applauso ad Alessandro che ha inventato questo tour, a Beppe Grillo che ha inventato insieme a Gian Roberto questo movimento, e a tutti noi che abbiamo voglia di partecipare e di non essere sempre qui. Ciao. Alessandro, vabbè, in attesa anch'io dico. Pronto? Vabbè, allora anch'io dico due parole su questa modifica che coinvolge tutti i cittadini, ed è una modifica fatta innanzitutto da un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, con il Porcellum. Quindi chi non è stato eletto da tutti con una legge costituzionale oggi vuole cambiare questa modifica. Allora lascio la parola ad Alessandro, magari noi continuiamo dopo. Grazie a tutti e buonasera. Grazie. Buonasera, siamo tantissimi anche stasera. Come sapete la tappa a Santa Maria al Bagno la dovevamo fare ieri, poi abbiamo pensato, ci sembrava opportuno rimandarla, sospendere il tour per un giorno. E noi abbiamo sempre detestato, io personalmente detesto i minuti di silenzio, le bandiere a mezz'asta. Invece mi piacerebbe fare un applauso a tutti i volontari della Protezione Civile, a Vigili del Fuoco che in queste ore stanno scavando a mani nude, continuano a salvare delle vittime, salvano delle vite, è davvero incredibile quello che stanno facendo. Solo una cosa, perché è nostro dovere, siamo in Parlamento, vi promettiamo che, a differenza di quel che è stato fatto purtroppo sul terremoto dell'Aquila, il Movimento 5 Stelle vigilerà giorno e notte sulla spesa e sull'utilizzo dei fondi che raccoglieremo anche stasera a sostegno delle vittime del terremoto. Stasera si possono, sapete, noi ci autofinanziamo, stasera tutta la vendita dei gadget, ci sono dei punti appunto per la raccolta fondi, la destiniamo alle vittime del terremoto, e siete tutti invitati dopo insieme, ci mangiamo una pizza in una pizzeria che si chiama Camera Caffè, proprio qui a 200 metri, e parte, insomma, tolte le spese, tutti gli incassi, poi vi comunicheremo esattamente quanti sono e li daremo appunto alle vittime del terremoto. Possiamo andare, siamo lì in tanti, ci facciamo due chiacchiere, stiamo un pochino assieme. Allo stesso tempo ci sembrava opportuno continuare, perché oggi Luigi Di Maio, che era in un evento in Campania, ha citato una frase del presidente Pertini dopo, un paio di giorni dopo tra l'altro, e il terremoto dell'Irpinia, disse: per onorare i morti occorre pensare ai vivi. E dato che noi reputiamo che le ragioni del no siano molto molto importanti, perché io ora vi racconterò la mia idea, la mia visione, poi ognuno si creerà la propria. Io però temo che sia veramente la Repubblica Italiana così come è stata pensata, nonostante sia già stata bombardata con leggi ordinarie, nonostante una serie di diritti siano stati già smantellati giorno dopo giorno, ecco, queste modifiche costituzionali apriranno di fatto alla privatizzazione selvaggia della nostra società, quella che poi è, ahimè, nelle corde ancora di più di questo centro-sinistra ipocrita che del centro-destra, che quantomeno si conosceva maggiormente. Vedete, nel 2013, il 28 maggio, una banca d'affari americana che si chiama la JP Morgan, tra l'altro considerata responsabile dello scandalo dei mutui negli Stati Uniti d'America, che poi ha causato a pioggia una crisi economica che è arrivata anche in Europa e in Italia, questa banca d'affari rilascia un comunicato
Nel comunicato, ripeto, parliamo del 28 febbraio 2013, scrive: occorre superare le costituzioni dei paesi del sud Europa per una migliore integrazione europea. Lo scrive una banca d'affari. Che significa una maggiore integrazione? Integrazione di diritti, di cittadini? No, un'integrazione bancaria. Ora dovete sapere che io sto da 3 anni insieme a Diego alla Camera, insieme ai nostri senatori in Parlamento, e il governo Renzi ha approvato 8 provvedimenti a favore delle banche e nessuno di fatto a favore dei cittadini, dei pensionati minimi, degli insegnanti sul serio che evidentemente vogliono colpire e colpevolizzare maggiormente apposta, o degli studenti che lasciano il sud e portano i loro cervelli formati o al nord oppure in altri paesi, neanche più, io lo dico sempre, neanche più a Londra, a Parigi, a New York, ma magari in India. Questo è quello che noi vediamo quotidianamente. Oltretutto, dato che negli ultime settimane il Presidente del Consiglio ha di fatto occupato con una legge peggiore della legge Gasparri, la televisione pubblica, e poi ci fanno pagare il canone in bolletta, di fatto sapete che cosa ha fatto? Ha fatto passare un decreto sulla RAI che permette non più al Parlamento, e quindi ahimè come succedeva prima, era sempre sbagliato, ai partiti di spartirsi fette di televisioni, oggi consente soltanto al governo, quindi a lui, di nominare i direttori di rete della televisione pubblica, RAI 1, RAI 2, RAI 3, i quali a loro volta nominano i direttori dei telegiornali. E ultimamente è stato confermato il direttore del TG1, e poi andiamo a vedere i dati, è colui che ha dato maggiormente spazio alle ragioni del sì al referendum costituzionale, e è stata allontanata la direttrice del TG3, che si chiama Berlinguer, che non è che dava più spazio alle ragioni del no, dava uno spazio equilibrato. Quello che io noto, una differenza grande che c'è tra Berlusconi e Renzi, anche Berlusconi fece fuori uomini, diciamo, suoi avversari dalla televisione pubblica, ecco, Berlusconi faceva fuori quelli che gli erano contro, Renzi fa fuori quelli che non gli sono abbastanza a favore, che è un passaggio molto interessante da valutare. Quando io ho visto che sarebbe successo questo, ho pensato, ho passato agosto facendo delle belle vacanze, poi per carità faccio anche dei bellissimi bagni, vedo il paese più bello del mondo, io qui non c'ero mai stato, c'ero passato un giorno, oggi sono stato a Santa Caterina, è meraviglioso. O passavo agosto normale e magari mi lamentavo un po' su Facebook, o provavo appunto a organizzare qualcosa, e mi è venuto in mente questo tour che sta coinvolgendo decine di migliaia di persone in tutta Italia. In ogni modo, è noto che ogni persona in più che scende in piazza è una goccia di sudore freddo in più che cala dalla fronte del Presidente del Consiglio. L'altra cosa che mi ha indignato, che ci ha indignato, è che Madama Boldrini, di fatto, ha concesso 41 giorni di ferie ai parlamentari della Repubblica e ai deputati. 41. Ecco, io voglio soltanto dirvi una cosa: coloro che vanno in televisione, andranno in televisione da qui a quando ci faranno votare sul referendum costituzionale, ancora non sappiamo quando ci faranno votare, e diranno questa frase, tale e quale: dobbiamo far vincere i sì, perché così si velocizzerà il lavoro del Parlamento. Ecco, costoro sono gli stessi che si sono presi 41 giorni di ferie. Allora, per velocizzare i lavori del Parlamento, piuttosto che cambiare 50 articoli della Costituzione, non sarebbe meglio far lavorare i parlamentari dal lunedì al venerdì e farli prendere delle ferie normali? Normali, anche perché dovete sapere che negli ultimi mesi queste robe non le raccontano. La Camera dei Deputati, sbaglio Diego, ha lavorato dal martedì pomeriggio intorno alle 15 fino al mercoledì sera, come voti, un giorno e mezzo. Qualcuno potrebbe dire, ah, però ci vuole troppo tempo per velocizzare, appunto per approvare le leggi, per cui serve una riforma costituzionale. Questo è falso. La legge Fornero è passata in 19 giorni tra Camera e Senato, e è passata, se ci pensate, in un momento in cui la democrazia di fatto era compressa, cioè in cui grandi poteri finanziari dell'Europa hanno convinto l'allora presidente Napolitano a scegliere un prestanome politico degli interessi della finanza, Monti, e piazzarlo lì. Quando c'è la democrazia compressa, arrivano leggi come la legge Fornero, che ci hanno di fatto sventrato il sistema pensionistico, hanno distrutto la vita a migliaia e migliaia di italiani. Pensiamo a questo legame, ci arriverò dopo. Succede tutto questo dal martedì pomeriggio al mercoledì sera. Ripeto, basterebbe farli lavorare i parlamentari della Repubblica. La legge sul lodo Alfano, che ha consentito, poi è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, di dare una sorta di scudo
dal punto di vista giudiziario alle grandi cariche dello Stato, è passata in 20 giorni. L'anno scorso una legge che ha consentito a tutti i partiti politici di intascarsi milioni di rimborsi elettorali senza dover rendicontare, la legge Boccadutri, è passata in 20 giorni tra Camera e Senato. Quindi quando devono approvare delle leggi che vanno contro l'interesse generale, contro l'interesse collettivo, a favore della partitocrazia, a favore delle banche o delle richieste di austerity dell'Europa, l'iter legislativo va benissimo. Se poi non gli presentiamo una legge per abolire Equitalia o per fare una vera legge anticorruzione, non quella buffonata che hanno fatto con Verdini, dicono che il processo legislativo è troppo lento. Quello che io cerco di dire in questo tour nelle piazze, che non approverà mai il Parlamento della Repubblica Italiana delle buone leggi se c'è un distacco tra cittadini eletti nelle istituzioni e cittadini fuori dalle istituzioni. Cioè tutti noi anche siamo cittadini che eleggono, non siamo elettori. Guardate che quando ci chiamano elettori, ma il vostro elettorato, ma quale elettorato? Qua ci sono cittadini dentro le istituzioni che per me sono dipendenti del popolo italiano con contratto a progetto, rinnovabile per la seconda volta, e cittadini fuori le istituzioni che pagano gli stipendi ai parlamentari e quindi sono i loro datori di lavoro. Entriamo in quest'ottica. Se non c'è un rapporto diretto di conoscenza tra eletti in Parlamento e cittadini fuori che votano, evidentemente gli eletti non risponderanno più ai cittadini perché non sono eletti da loro, ma risponderanno a coloro che li nominano, ovvero i partiti politici. Ed è per quello che sono state approvate leggi oscene in favore della partitocrazia e mai in favore dei cittadini. Per quale motivo negli ultimi anni sono stati approvati svariati decreti salva Ilva e nessun decreto veramente a favore dei cittadini di Taranto oppure degli operai che lavorano? Perché? Perché Riva, pace all'anima sua, finanziava contemporaneamente sia Berlusconi che Bersani, gli finanziava le campagne elettorali anche legalmente, e costoro dovevano ridare il favore a Riva dell'Ilva. Come? Salvandoli di fatto le aziende in ogni modo, intervenendo, andando contro magari alcuni magistrati che cercavano e cercano tuttora di salvare la vita ai cittadini di Taranto, e mai occupandosi della realtà, ovvero del problema vero, che non si può accettare un ricatto occupazionale: o lavori e ti ammali e muori, o muori di fame più lentamente. Questo non si può accettare più. Capito qual è il concetto? Più il Parlamento sarà distaccato e nominato dai partiti politici, e più ci saranno delle leggi a favore dei potenti della partitocrazia e mai ai cittadini, a favore dei cittadini che non votano più. E dovete sapere che oggi, se dovessero passare sì, la Camera dei Deputati con l'Italicum e con un sistema di capi lista bloccate, ovvero i capi lista delle singole circoscrizioni sono scelti dai partiti, la Camera dei Deputati sarà composta per il 70% da deputati nominati dai partiti, e il Senato della Repubblica, se dovessero passare sì, non verrà abolito, verrà trasformata in una Camera da dopo lavoro per consiglieri regionali non eletti ma scelti dai partiti politici, appunto tra i consigli regionali, e piazzati all'interno del Senato della Repubblica. Quindi il 100% dei senatori sarà nominato dai partiti politici. Vedete, loro sono scaltri. Da quando sto in Parlamento vedo sempre decreti legge che o hanno ottimi titoli, la buona scuola, sblocca Italia, Jobs Act, oppure sono pieni di schifezze, però hanno una cosa buona. Loro vanno in TV a parlare solo della cosa buona, e chi si oppone a tutto il decreto viene addirittura accusato di andare contro quella cosa buona, quando in realtà ci piazzano decine di schifezze. E questo è il loro meccanismo. È successo per esempio con il decreto IMU Banca d'Italia. Noi ci siamo molto opposti, addirittura ci hanno espulso, non so se vi ricordate, provammo ad occupare i banchi del governo, io ho preso decine e decine di giorni di espulsione alla Camera dei Deputati. Per quale motivo? Perché da un lato riducevano l'IMU, ma contemporaneamente regalavano 7 miliardi e mezzo di soldi nostri, molto di più dei soldi che appunto ci abbonavano di IMU, agli istituti privati, alle banche private, rifinanziando Banca d'Italia, che dovete sapere, oggi Banca d'Italia è una banca privata di fatto, controllata dalle banche private, che dovrebbe controllare tutto lì il problema. Noi stiamo lottando piazza dopo piazza per ridare sovranità al nostro popolo, sovranità energetica, alimentare, politica, per quello dobbiamo pretendere di eleggere deputati e senatori, e anche sovranità monetaria, perché un paese non sarà mai libero se non ha una banca pubblica nazionalizzata capace di stampare moneta. La moneta è nostra e non delle banche private. Il
concetto è proprio questo. Loro ti piazzano una cosa, diciamo condivisibile, per esempio riducono il numero dei senatori, va bene. Noi abbiamo proposto il dimezzamento sia della Camera che del Senato, ce l'hanno bocciato. Gli abbiamo proposto il dimezzamento dell'indennità, degli stipendi dei parlamentari, deputati e senatori, ce l'hanno bocciato e ha voglia a risparmi. Loro ti piazzano una cosa decente, la vanno a comunicare in tutte le televisioni, viene rimandata appunto dalla propaganda di regime e contemporaneamente ti infilano sotto una serie di schifezze. L'hanno sempre fatto, provano sempre a tenerci buoni, diciamo assopiti, dormienti, perché un popolo sovrano che si organizza, che si informa è molto pericoloso. Come fanno? Con il sistema dei bonus, ci arriverò alla fine, però è sempre lì la politica renziana, ci tolgono un diritto però ci danno un bonus, in questo caso ci tolgono il diritto a eleggere i senatori e noi dobbiamo avere diritto a eleggere qualcuno e magari a non eleggere qualcuno per non averlo all'interno del Parlamento. Sappiate che oggi in Parlamento c'è l'autista del boss, del fondatore della Camorra organizzata, Raffaele Cutolo, l'autista si chiama Luigi Cesaro, e due settimane fa i senatori Barbara Lezzi, Buccarella, c'è Carlo Martelli, hanno fatto una battaglia molto grande per costringere il Senato a votare l'arresto di un senatore Caridi prima dell'estate. Sappiate che oggi il senatore Caridi è tuttora senatore anche se è in galera, percepisce lo stipendio da senatore anche se è in galera, e siamo riusciti a farlo arrestare con un voto del Senato, in quanto secondo la procura antimafia il senatore Caridi è entrato con Forza Italia, poi passato ad Alfano, ha votato nella prima tranche queste riforme costituzionali, poi non le ha votate più. Ecco, secondo la procura antimafia Caridi è un dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta, capace di, diciamo, organizzare manovre sovversive all'interno delle istituzioni. Questo lo dice la procura antimafia, è un senatore della Repubblica. Io voglio il diritto di non votare costui in futuro e di non essere costretto a ritrovarmelo dentro una scheda o scelto dai partiti politici. Capite quanto è importante votare qualcuno o magari non votarne qualcun altro? E la logica è questa: ci tolgono un diritto al voto. Non hanno eliminato le province, hanno eliminato i cittadini che eleggono le province, non hanno eliminato il Senato, hanno eliminato la scheda elettorale, pensateci, hanno eliminato la scheda elettorale, non ci daranno più la scheda elettorale, se la terranno loro? Quindi ci tolgono questo diritto, ma in cambio ci vogliono intortare, come davanti, non so, a un asino con la carota, no? È proprio questo l'immagine, ci intortano dicendo ma sto di riducendo alcuni costi della politica, sto eliminando alcuni senatori. E sono gli stessi che, parlando di riduzione dei costi della politica, qualche mese fa, non accorpando quel referendum importantissimo sulle trivelle alle elezioni amministrative, ci hanno fatto perdere in un giorno 300 milioni di euro che rappresentano i risparmi di questo Senato per 5 anni. La vedete l'enorme ipocrisia? Noi lo dobbiamo spezzare questo meccanismo. Io non ve lo dico con il cuore, noi non stiamo qui a chiedere voti, insomma ci sono bandiere italiane, è una giornata anche molto molto triste per quel che sta succedendo. Io vedo che siamo un popolo fortissimo se uniti, se ci informiamo, se siamo sovrani e solidali. Non possiamo più consentirgli di calpestarci sempre e ancora sui nostri diritti. Non possiamo fargliele passare tutte, perché altrimenti ci continueranno a passare sopra sempre. E questa è la logica di questa iniziativa. Riunire un popolo. Siamo un popolo, ognuno proviene da mondi diversi, politici. C'è chi ha votato a destra, chi ha votato a sinistra. Io ho votato il PD una volta. Poi me ne sono reso conto, mi sono pentito, ho visto come si comportano. Ho visto che l'ipocrisia della falsa sinistra è peggiore addirittura della destra, perché costoro si sono trasformati in carnefici dei nostri diritti, però l'hanno fatto magari alzando il pugno chiuso o continuando a chiamarsi compagni tra di loro, prendendoci maggiormente in giro di come non abbia mai fatto Berlusconi. E ve lo dice uno che girava con la maglietta "io non ho votato Berlusconi" in 10 lingue diverse, ma ho capito che Berlusconi aveva un padrone, se stesso, i suoi interessi e la paura di andare in galera. Renzi ha tanti padroni e rappresenta, ahimè, un vero e proprio prestanome politico di interessi molto molto più alti, che è il capitalismo finanziario, le grandi banche d'affari, le lobby del petrolio che sostiene. È questo il Presidente del Consiglio, messo lì come è stato messo prima Monti, poi Letta, poi Renzi evidentemente, e qualora dovesse fallire tireranno fuori qualcun altro. Oggi è in seria difficoltà, infatti che cosa sta facendo? E capiamo anche, no, tutto questo, che fa? Qualche giorno fa ha riunito su una portaerei la Merkel e Hollande e di fatto gli ha chiesto una mancetta,
stanno posticipando il voto sul referendum il più possibile in là, magari a fine novembre, così insomma ve lo potrebbe spiegare bene Barbara che si occupa di legge di stabilità, così nella prima legge di stabilità, la famosa finanziaria, che passa, deve passare tra Camera e Senato e magari passerà o alla Camera o al Senato, ci infileranno una mancetta che la Merkel magari gli concederà anche, io sono convinto che gliela concederà. Perché lui gli tira fuori lo spauracchio del Movimento 5 Stelle, Angela, o mi aiuti, oppure questi vincono. Se vincono i no è un disastro per me, per la partitocrazia e per i futuri senatori che io voglio nominare. Dammi una mano con una mancetta, perché evidentemente provo a comprarmi il voto qualche giorno prima del referendum, magari alzando le pensioni minime di qualche euro. Io penso che potrebbe succedere questo. Li conosco, ho visto come si sono comportati con gli 80 euro, prima li danno, prima delle elezioni europee e dopo un po' li tolgono. E sappiate che sono state aumentate le tasse locali. Quei soldi non li ha stampati il Presidente del Consiglio, né sono stati tirati fuori da un taglio dei costi della politica o agli sprechi o magari a qualche grande lobby. Di fatto ce l'abbiamo messi noi. Sono usciti dalla finestra, dalla porta e sono rientrati dalla finestra. Questo è il concetto. È per quello che giriamo le piazze, anche, ripeto, senza bandiere. Non ci interessa, per me è fondamentale spiegare le ragioni del no e soprattutto far capire che una serie di modifiche della Costituzione che noi vorremmo anche fare, per esempio, noi vogliamo togliere l'immunità parlamentare. Se sei un parlamentare come un comune cristiano, se ti beccano che rubi sei arrestato senza un voto nel Parlamento. Per quale motivo cittadini normali possono essere intercettati o perquisiti, un parlamentare no, senza un voto del Parlamento? Ma immaginate uno che deve essere intercettato, arriva la richiesta dell'utilizzo delle intercettazioni in Parlamento, capisce di essere indagato, magari alcune indagini proprio a causa dell'immunità parlamentare finiscono a tarallucci e vino. E questo non rappresenta uno spreco di risorse e di denari della collettività. La corruzione ci costa 60-70 miliardi di euro all'anno, che significa che in tanti rubano, non solo i politici, perché la corruzione ce l'abbiamo anche forse un po' tutti noi, che dovremmo iniziare pure tutti quanti assieme a capire che probabilmente c'è. Esiste da sempre nell'umanità questo rischio, per cui è opportuno tirare fuori delle regole che riducono le possibilità di contaminazione, quello che facciamo noi. Noi non siamo incorruttibili, lo spiegava bene Beppe qualche giorno fa. Abbiamo però delle regole interne che riducono, non eliminano le possibilità di contaminazione. Rendicontiamo ogni cosa, due mandati e poi a casa, candidiamo soltanto incensurati, uno anche di noi in futuro potrà rubare, vi giuro non sto mettendo le mani avanti, eh. Sì, potrebbe succedere, ma con queste regole si riduce drasticamente. Nel momento in cui i partiti politici candidano magari persone già condannate per corruzione, sarà più probabile che queste persone in futuro faranno altri reati di corruzione. Questa è la logica. Ecco, è molto importante capire che qualora dovessero vincere i sì, dato che le future riforme costituzionali dovranno essere votate dal Senato delle Autonomie, composto da questi senatori non eletti da nessuno, immaginiamo questi senatori non eletti da nessuno, ai quali regalano l'immunità parlamentare, che dovranno in futuro, essendo nominati dai partiti, votare per togliersi l'immunità parlamentare. Non succederà mai. Per cui in realtà, lo spiegava bene sempre questo Luigi, oltre ad essere delle riforme molto pericolose e dannose perché creano un premierato, un premier estremamente forte che controlla la televisione pubblica con questa legge e che non ha una minima opposizione dal punto di vista numerico in Parlamento, oltre a fare questo adesso, di fatto blindano la futura classe politica da una serie di modifiche che loro sanno che quando il Movimento 5 Stelle sarà al governo verranno fatte. È come se loro oggi abbiano compreso che non sappiamo quando, ma arriveremo al governo. E dato che quando arriveremo al governo l'immunità parlamentare la toglieremo, si modifica la Costituzione per impedire in futuro che l'immunità parlamentare venga toccata. Sono bravi, cioè astensione. Pensare che siano incapaci è riduttivo, sono bravi, le studiano bene. Altra cosa che noi vogliamo fare sulla Costituzione, eliminare il gruppo misto. Se tu sei eletto con un partito e ti vuoi cambi idea, ti dimetti e entra un altro, non che passi al gruppo misto. Come funziona il gruppo misto in Parlamento? E sappiate che questa è la legislatura nella storia della Repubblica Italiana.
italiana con un numero maggiore di transfughi di Volta Gabbana, anche tra le nostre file, attenzione. Persone entrate con una forza politica e subito dopo si sono convertite sulle vie del renzismo, un po' come Benigni, tutti convertiti sulle vie del renzismo. Come funziona questo gruppo? Che tu entri, poi vai, ti penti di essere entrato con un partito, vai nel gruppo misto e ti vendi all'interno del Parlamento al miglior offerente, mica soldi, è successo anche soldi, ci sono dei processi in passato, ma magari possibilità di rielezione. Oppure la promessa dell'inserimento in qualche ente pubblico pagato da tutti quanti noi, ovvero poltronifici e tangentifici, che queste riforme costituzionali non tolgono minimamente. È per quello che ci sono i famosi carrozzoni, ma quello è un carrozzone, perché non lo eliminano? Perché gli serve, per esempio, per garantire posti di lavoro a 12.000, 15.000, 20.000 euro al mese, tanto paghiamo noi, magari a quei senatori che non avranno nessuna possibilità di essere rieletti perché non li vota nessuno, che garantiscono i voti, in questo caso a Renzi, alle riforme costituzionali, e che in cambio chiedono, dato che io non potrò più essere rieletto, almeno piazzami in quest'ente pubblico, che è un carrozzone, costa la collettività, ma tu non lo puoi eliminare perché ci metti dentro gli amici degli amici. E dato che noi questi carrozzoni li elimineremo, come appunto elimineremo la possibilità a un parlamentare di passare da un partito a un altro, loro oggi vogliono far passare queste riforme costituzionali per blindare. Ecco, i sì sono la loro assicurazione sulla permanenza politica. È così, l'hanno studiata in questo modo. Poi che cosa dicono? Parlano appunto dei risparmi, parlano della semplificazione della Costituzione. Io vi voglio leggere questa cosa, ve la leggo io oggi, sto girando le piazze, fatelo anche voi, inventatevi qualcosa, invitate qualche amico e parente sotto un ombrellone a casa a prendere un caffè, a mangiare un pasticciotto che vi mangiate voi, invitatelo, buonissimo, ne ho mangiati due? E lo sento. Attualmente l'articolo 70, attualmente in vigore della Costituzione, la Costituzione 48, tra l'altro votata da un'assemblea costituente eletta a suffragio universale grazie ad una legge proporzionale, ovvero tutti i cittadini avevano un voto che contava davvero, hanno eletto un'assemblea costituente che ha votato una Costituzione che dopo tanti anni si può anche modificare e migliorare, ma lo deve fare un Parlamento legittimamente eletto, non una Camera dei Deputati eletta con una legge incostituzionale, quella di oggi, o un Senato dove i voti Renzi li ha rimediati raccattando prima gli alfaniani, poi non bastavano i verdiniani, poi non bastavano i transfughi dei vari partiti. È intollerabile questo, non si può permettere a costoro di avvicinarsi alla Costituzione della Repubblica. Noi diremo in maniera molto chiara ai cittadini alle prossime elezioni politiche che qualora il Movimento 5 Stelle dovesse andare al governo, quindi avere la maggioranza, proporrà l'abolizione appunto dell'immunità parlamentare. E proporrà l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento, ma in un mese. Cioè, questa è una riforma che noi vorremmo inserire. Ditemi se siete d'accordo. Noi stasera, fermi, ve la voglio dire, noi stasera raccogliamo le firme necessarie, siamo migliaia, per esempio per una legge che abolisce o riduce drasticamente le pensioni d'oro e innalza le minime. Raccolte le firme, depositiamo noi cittadini questa legge in Parlamento. Il Parlamento ha l'obbligo in un mese di votarla, poi può anche votare contro assumendosi le responsabilità di fronte al paese intero, ma ha l'obbligo in un mese di votarla. Questa non sarebbe una legge, un articolo da inserire nella Costituzione, l'obbligo della discussione delle leggi di iniziativa popolare. Noi sogniamo un paese dove a comandare siano i cittadini e il governo deve seguire il volere dei cittadini italiani. L'attuale articolo della Costituzione repubblicana, attualmente in vigore e che si manterrà qualora dovessero vincere i no, recita: sono 9 parole, nessuna virgola. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Che significa? Che una legge diventa legge dello Stato se passa identica tra Camera e Senato.
Una legge diventa legge dello Stato se viene votata identica tra Camera e Senato. Così funziona la nostra Repubblica parlamentare. In futuro potremo anche pensare all'eliminazione di una delle due Camere, abolire il Senato. Ma prima di farlo si devono creare quei pesi e contrappesi. Bisogna innanzitutto liberare l'informazione. Perché oggi il bicameralismo, quando vi dicono bicameralismo, significa che ci sono due Camere. Bicameralismo perfetto, due Camere, diciamo, che fanno la stessa cosa, come oggi Camera e Senato. Il bicameralismo perfetto, che per qualcuno è uno spreco, consente però, pensateci, anche al popolo italiano di capire il contenuto di una legge magari passata alla Camera in quel lasso di tempo che la legge deve passare anche in Senato. E se c'è all'interno una schifezza, consente al popolo italiano di organizzarsi, protestare, circondare pacificamente il Parlamento della Repubblica e magari far ritirare quella porcata. È successo tante volte, oggi non sarebbe più possibile. Perché con un premio di maggioranza abnorme con l'Italicum, con il Presidente del Consiglio, che potrebbe anche essere uno dei nostri, ma non ci interessa, diciamo Renzi, che controlla l'informazione, che controlla la RAI, una schifezza passerebbe in 448 e diventerebbe legge dello Stato in 20 giorni, come è successo con la legge Fornero. Capito per quale motivo stanno facendo tutto questo? L'attuale articolo 70, ripeto, recita: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Lo capiamo tutti. Ora vi leggerò soltanto un terzo dell'articolo 70, che diventerà appunto articolo 70 della Costituzione della Repubblica qualora dovessero vincere i sì. Questo articolo l'hanno scritto Renzi, La Boschi, Napolitano, Verdini, e ve ne leggo soltanto un terzo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, le altre forme di consultazione con l'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali comuni delle città metropolitane, le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e l'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione Europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità, di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di quegli articoli 57, sesto comma, ancora non c'è un punto, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ve lo leggo tutto, anzi, le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei 30 giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera... Non l'ho scritto io. La Camera dei Deputati si pronuncia in via definita, quando il Senato risponde a bocciare, siamo sia inutilmente corso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei Deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica e per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di 10 giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge la Camera dei Deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di quell'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei Deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica e può deliberare proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data della trasmissione. I presidenti delle Camere decidono d'intesa tra loro, quando c'è intesa tra loro. Dopo tutto questo papocchio, vediamo se ci potrebbe essere intesa tra i presidenti delle Camere, intesa tra loro. Le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni di atti e documenti all'esame della Camera dei Deputati. 471 parole. Questo non è un articolo della Costituzione, è un regolamento di condominio fatto da impostori costituzionali che loro, non noi cittadini, sanno navigare in mari così torbidi. Perché è in acque torbide che si pesca meglio. L'hanno fatto apposta, perché meno un cittadino capisce, più un professionista della politica esperto a infilarsi tra comma contro comma, periodo contro periodo, saprà intrufolarsi per ottenere da questa Costituzione, da questo iter complicatissimo e caotico di approvazione delle leggi, dei favori personali. La verità, questo è quello che io vedo da anni, che loro ci vogliono tendenzialmente
abbastanza poveri, non poverissimi, abbastanza poveri da costringerci a sopravvivere. Perché mentre uno è costretto a sopravvivere a così tanti guai, tanti pensieri, portare un pasto a casa, riempirsi la pancia, portare le cure, curare un parente in un sistema sanitario sventrato, più uno pensa a questo, meno pensa alla politica. E se noi non pensiamo alla politica, la politica pensa a noi. È fatto apposta. E ci vogliono anche tendenzialmente sufficientemente ignoranti da poterci manovrare e controllare. Ed è per quello che sventrano la scuola pubblica. Da un lato per approvare e per favorire le scuole private, da un altro per generare, e ce ne sono tanti, c'è la signora lì, un gruppo di insegnanti frustrati, e più un insegnante è frustrato, più insegnerà peggio, e più insegnerà peggio, più si creerà un popolo maggiormente ignorabile, qui ignorante, quindi maggiormente controllabile e manipolabile da quel sistema di informazioni controllato dalla partitocrazia. Io richiedo soltanto, e lascio la parola a Barbara, di far leggere questo nuovo articolo 70, magari a qualcuno che ha intenzione. Oggi ho parlato, ho provato a convincere, io parlo con tutti, con delle persone che mi dicono sì, però elimina alcuni senatori, questa è la logica, no? Ho capito, ma che cosa gli diamo in cambio? Fateglielo leggere questo articolo 70, fatemi una domanda semplice, se capisci vota sì. Se non capisci vota no, perché le costituzioni devono essere comprensibili, sono le fondamenta sulle quali si costruisce l'architettura istituzionale di un paese, le fondamenta. Io sto concludendo, e concludo davvero, questo percorso nelle piazze d'Italia, domani ci muoviamo in motorino, andiamo in Basilicata, raccontando una storia, è quella, la storia che mi ha fatto, l'ho letta e mi ha fatto pensare all'Italia. È la storia della rana bollita, la racconta uno scrittore americano, si chiama Chomsky, ve la voglio soltanto raccontare, poi voi rifletteteci. Immaginate di avere una pentola di acqua bollente e una rana. La rana è viva, la prendete e la mettete nella pentola di acqua bollente. La rana sente la temperatura altissima, sa che morirebbe all'istante, dà un colpo di zampa e si salva. Ora prendete la stessa rana e mettetela in una pentola di acqua fredda e la pentola la mettete sul fuoco, accendete il fuoco lento. Poco a poco la temperatura dell'acqua sale, si riscalda. All'inizio la rana sente pure un tepore, non si preoccupa, sta pure bene, come se avesse ricevuto 80 euro. Poi si rende conto che si sta alzando troppo la temperatura, inizia a percepire un malessere, ma è stanca perché sta sudando, sta perdendo le forze, non ha più forza di lottare. E non avendo più forza di lottare, prova a divincolarsi, a saltare, ma fa un salto misero e muore bollita. Non è un po' quello che provano a farci fare o che sta succedendo negli ultimi 30 anni? Non ci stanno costringendo a perdere le forze, a smetterla di lottare? Non ci stanno togliendo ogni giorno un diritto? Però in cambio ci danno un bonus. Non è avvenuto così con il Jobs Act? Distrutto un diritto costituzionale al lavoro in cambio appunto il Jobs Act, che di fatto non ha creato posti di lavoro. Non è successo con la buona scuola, distruzione della scuola pubblica, ma in cambio il bonus insegnanti. Non succederà magari con il bonus studenti. Non succede quotidianamente o annualmente con la distruzione del sistema sanitario nazionale e magari con la promozione un giorno all'anno gratuita della giornata di una determinata cura, gratis, ecco, andiamoci tutti quanti a fare o quel vaccino o quell'esame gratis, ma nel frattempo costringono magari tanti cittadini che non hanno un anno per aspettare una TAC ad andare alla sanità privata e poi tu scopri che alcune cliniche private sostengono le campagne elettorali del Presidente del Consiglio. Non è lo stesso identico meccanismo, ti tolgo il diritto al voto dei senatori con queste riforme, ma in cambio ti infilo il bonus dell'eliminazione di alcuni senatori. La verità è che questa è la loro logica, ci vogliono come quella rana, lentamente ci tolgono determinati diritti, lentamente ci impoveriscono, lentamente ci costringono a smetterla di alzare la testa, di lottare e a dire che siamo appunto cittadini sovrani.
Queste piazze, quest'estate, non sono piazze di un movimento politico, sono piazze di riscatto. Perché io credo che mai ad agosto così tante persone si erano radunate a sentir parlare di politica senza alcuna elezione politica, senza un partito che ti promette qualcosa in cambio. Noi siamo in piazza sempre, sempre. E mentre un politico tradizionale vi dice votami e vi prometto che... E questa è una repubblica fondata non più sul lavoro ma sull'asfalto elettorale, sulle rotatorie che costruiscono 2 settimane prima delle elezioni. Fateci caso, le costruiscono 2 settimane prima delle elezioni per dire ho fatto questo lavoro, ora votami. Fanno sempre così. Io quello che vi dico appunto, tranquillamente, al posto di lamentare, continuare a lamentarci, che è uno sport che facciamo sempre, iniziamo un pochino ad alzare la testa, perché insieme variamo tanto, molto di più di questi personaggi che ci governano, e noi oggi li frequentiamo, per cui sappiamo di che cosa si tratta. Io vi ho spiegato questo meccanismo, ci vogliono come quella rana, perché un popolo che smette di lottare è un popolo manovrabile, è un popolo che può essere sempre controllabile e utilizzabile a loro piacimento. Io vi dico soltanto, anche se non votate il movimento non ci interessa nulla, però informiamoci sul serio e davvero in profondità da qui a quando ci faranno votare su queste riforme. E anziché ringraziarli, questi politici, per un bonus... che sono sempre soldi nostri, e magari metterci in ginocchio e abbassare la testa, iniziamo a stare a testa alta, a schiena dritta e a rivendicare diritti. Viva l'Italia e grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ora c'è Barbara Lezzi. Grazie a tutti. Non c'è, ho sbagliato. Allora ci sono sì. Grazie a tutti di cuore, viva l'Italia, diffondete queste informazioni, ognuno si creerà la sua opinione, il dubbio è rivoluzionario, mettete in discussione anche quello che ho detto io stasera, mettiamo in discussione tante cose, se avessimo messo in discussione tante cose che abbiamo letto o sentito negli ultimi 30 anni, forse questo paese starebbe meglio. Io vi dico, prima di credere ad un articolo di giornale, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che lo pubblica. È tutta lì la vicenda, è tutta lì la faccenda. Se noi riusciamo a creare una politica autofinanziata, quindi a non avere padroni che ci finanziano, ridurremo le possibilità di errore all'interno del Parlamento. È tutta lì, è il finanziamento che conta. Se creiamo una forza politica che si sostiene attraverso micro donazioni, e stasera tutte le donazioni, vi chiedo chiaramente, le facciamo nei banchetti, lì ci sono dei bussolotti a sostegno appunto delle vittime del terremoto, io stanotte o domani farò i conti esatti delle donazioni, le scriverò su Facebook e nei prossimi giorni sceglieremo il modo migliore di utilizzarli, il modo migliore, vi assicuro che ci metteremo l'impegno, però diamoci tutti una mano, ci sono dei bussolotti e poi tra poco io scendo, andiamo a mangiare una pizza al Camera Caffè, saremo tantissimi, siamo lì tutti quanti assieme con tutti loro, con Diego De Lorenzis che è qui, facciamo questo. E iniziamo veramente a risentirci il popolo sovrano, perché la sovranità appartiene al popolo e non ai partiti. Di nuovo grazie a tutti, buonanotte e viva l'Italia. Un grazie di cuore a questo ragazzo che come sapete sta girando tutta l'Italia e sta rendendo possibile vedere queste piazze così piene, dal nord al sud, domani è a Policoro, viene l'altro ieri a Sigignano. Grazie Alessandro. Noi vi salutiamo tutti, ci sarebbero tante cose da dire, ma ne diremo anche noi, portavoci comunali, regionali, parlamentari che sono anche in questo angolo di terra per fare informazione e dire perché bisognerà votare no. Grazie a tutti, buona serata, un annuncio di servizio, i biglietti per caffè, come si chiama? Camera Caffè, sono disponibili in quel povero gazebo arancione che sarà travolto da voi tutti. Grazie a tutti di cuore, un abbraccio da tutti noi, anche da qui la possibilità di parlare. E un saluto particolare al nostro straniero, è un collega del Senato che insieme a me, a Barbara Lezzi, a Della Donno qui e con noi, che è Carlo Martelli di Novara. E con questo anche un saluto finale a tutti voi che non siete salentini, tutti turisti,
tutti quelli che non hanno scelto il Salento come meta delle loro fere. Grazie a tutti per essere stati qua, ma le parole che avete sentito stasera da Alessandro e da tutti noi sono le stesse parole, gli stessi convincimenti, le stesse determinazioni che potete sentire a Novara, ad Alessandria, a Canicattia, a Torino. E questo è qualcosa che ci conforta. Andiamo avanti, in alto cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.